in questo nuovissimo video molto molto sciallo da come avete visto da questo sfondo. Questo perché abbiamo voglia di chiacchierare con voi mentre apriamo questo meraviglioso pacco. Mi è arrivato un pacco che ho ordinato un po' di tempo fa. Da come avete letto dal titolo sicuramente avrete già capito che si parlerà di agende. Come sapete colleziono oramai le agende da un po' di tempo e ho svariate agende. Infatti mi sa che prima o poi vi farò tipo un video sulle mie agende, su tutte le mie cose accumulate, perché sto facendo questo video. Come vi dicevo, ho ordinato sul sito Erin Condren. Sicuramente qualcuno di voi avrà già sentito il nome di questo brand, ossia Erin Condren. È un brand americano che fa agende fichissime. Più che altro costano parecchio, anche se però in realtà ci sono tantissime cose particolari che potete aggiungere mano a mano, ossia vi potete creare la vostra agenda personalizzata col vostro nome, la vostra copertina plastificata, potete sceglierla anche non plastificata, farla tipo un po' più rigida, senza gli anellini, insomma ci sono veramente un sacco di opzioni, con gli inserti colorati o gli inserti neri, potete aggiungerci appunto degli stickers che già trovate all'interno, potete anche comprare una custodia che sembra una di quelle custodie per gli iPad o comunque per gli iPad, io li chiamo iPad perché è una AE, quindi capitemi perché dico iPad, oppure quelle custodie appunto per i MacBook o per i computer, che sono quelle un po' morbidose. Molto belle anche quelle personalizzabili, potete sceglierle uguali alla vostra agenda, diverse, e potete personalizzarla come volete. Io era la prima volta che facevo un ordine su questo sito, mi ho sempre sentito parlare sulla pagina delle cartopazze, a cui mando un bacio, e niente, quindi era la prima volta che ordinavo una Erin Condren, ma non ne ho presa una, ma due, non ho preso un copri Erin Condren, ma ne ho presi due. Non sono tutte e due mie però queste agende, una è di Luana, infatti abbiamo fatto l'ordine insieme e abbiamo preso anche degli accessori per queste due agende. Sto gesticolando un sacco, lo so, ma questa cosa di stare sul letto, vedo lo sfondo troppo vuoto e mi sento troppo inanimata, quindi devo cercare di riempire questa... Questo è il pacco. Mi andava di chiacchierare con voi e di scoprire le agende insieme, perché in realtà io l'ho già spacchettata, cioè l'ho già guardata velocemente, ma volevo proprio guardarla con voi in modo un po' più dettagliato e farvi vedere che cosa ho ordinato. Tra l'altro io ho scelto la spedizione veloce e ve la sconsiglio perché non è per niente veloce. Quindi magari scegliete quella normale che tanto non cambia niente. Ho pagato 24,90€, 25 euro di dogana, quindi questo ve lo volevo dire perché così almeno sappiate che dall'America i pacchi comunque fuori Europa vengono fermati. Non sempre, ma io, Gloria, i miei pacchi sono sempre fermati dalla dogana perché leggono Gloria e dicono: ah, Gloria, facciamoli pagare. Quindi sono molto fortunata sotto questo aspetto. La prima cosa che vedo all'apertura, come vedete, è questa cosa qua che ho ordinato, che sono i tre portapenne con l'elastico brillantinato adesivi. Praticamente che cosa sono? Sono dei quadrati con questo elastico con un adesivo dietro questo quadrato qua. Praticamente voi lo andate a incollare sulla vostra agenda, la parte finale o comunque dove volete incollarlo voi, e questo elastichino sarà il vostro portapenna, perché all'interno della Erin Condren non c'è il portapenna. Ovviamente questo è cioè potete scegliere se prenderlo o meno. Se non erro ve lo danno anche in omaggio, ve ne danno anche in omaggio uno, poi non so, dipende anche dai vari ordini, però io ne ho anche uno normale in omaggio che era dentro nel pacco. Io l'ho preso perché voglio essere il più pratica possibile, non mi voglio portare dietro astuccine e cose varie, quindi l'ho preso per questo. Qua c'è lei, la mia agenda, con tutti gli ananas, e come vedete è personalizzata perché c'è la scritta Gloria Fair. L'ho fatta fare personalizzata, come vedete, e mi è arrivata praticamente così, con gli anelli oro rosa, scelti da me ovviamente, potete scegliere quelli più economici, mi pare che sono quelli argento, poi c'è nero, che sono un nero tipo lucido, e il dorato è questo oro rosa. All'interno di tutte le Erin Condren mettono questo righello. Avendo gli anelli potete togliere o mettere tutti gli inserti. Quindi praticamente voi potete cambiare anche le copertine, potete inserire, togliere cose. È molto personalizzabile anche per questo. Poi appunto abbiamo la pagina iniziale e la pagina finale, che sono fatte in questo modo, tutte lucide. Molto rigide, anche questa è una plastica bella rigida che... Sì, va a piegare comunque un pochino l'agenda, perché l'agenda, come vedete, si piega. Però comunque è abbastanza protetta da tutte queste cose plastificate. Questa parte qui, come vedete, è bianca e ha questa parte dove potete scriverci quello che volete, con una di quelle penne magari o pennarelli che poi si vanno a togliere, quindi potete scriverci qualsiasi cosa per poi andarla a togliere quando volete. Una pouch che ve la faccio vedere staccata dall'agenda, perché sennò non riesco a tenere 800 cose in mano. Questa qua è una cartelletta trasparente, tipo quella che usa anche Neve Cosmetics o Nabla, dove al suo interno mettono i trucchi, ma qui ovviamente è fatta per tenere gli stickers o le letterine o gli scontrini, qualsiasi, veramente qualsiasi cosa vogliate metterci, un ippopotamo, il vostro gatto, insomma, le foto, veramente un sacco di cose.
e al suo interno c'è anche questo, ovviamente qua da staccare e da dividere, e rimangono tutti i buchini segnati, tagliati per poterla infilare nell'agenda, negli anelli dell'agenda, e questa parte adesiva che volendo potete o utilizzarla per attaccarci cose tipo un inserto che volete mettere, delle foto, veramente tutto quello che avete in mente, oppure potete utilizzarla, cosa che farò io, per questa parte qua. All'interno di questa c'erano tre cartoline motivazionali, poi abbiamo questa Create Motivate Inspire con all'interno gli stickers, alcuni stickers veramente molto belli con il foil argento o c'è anche quello dorato, con tutti gli adesivi di pillole, solifon, smalti, metro, lavatrice, cuore, insomma tantissime cose bellissime. Due coupon sconto del 20% molto utili, una card dove appunto vi dice come utilizzare queste cose che avete trovato al suo interno. E come prima pagina, torniamo all'agenda, abbiamo questa parte plastificata trasparente con dei disegni. Entrambe le agende sono in bianco e nero, quindi non ci sono inserti colorati, questo perché mi piacciono di più così. Ovviamente potete scegliere anche l'inserto colorato, questo sta a voi. La prima pagina c'è scritto appunto questa è la mia vita, potete scrivere il vostro nome e cognome, il vostro nome d'arte, il nome del vostro cane, pagine con altre frasi motivazionali, poi due prime pagine con tutte le date, insomma tutti i calendari, il calendario del 2017. Qua invece troviamo alcune caselle dove potete, non lo so, segnare i vostri goal, i vostri successi, tutte queste cose qua. Qua vi dà delle linee guida, ma poi voi potete scriverci ovviamente quello che volete. Qua inizia il calendario di gennaio, potete scriverci le cose un po' più importanti nei quadratini, e da qua inizia il vero e proprio la vera e propria agenda, che io ho voluto scegliere in questa modalità dritta. Secondo me è molto più semplice per me averla in questo modo, e qua tutti i mesi procedono praticamente così. Passando alla parte finale, dopo appunto tutti i mesi, abbiamo la sezione note, e poi nella parte finale invece abbiamo un'altra frase motivazionale e degli stickers. Quindi in questi stickers qua, molto carini, c'è veramente un sacco di stickers bellissimi, degli stickers vuoti, quindi potete scriverci quello che volete, tutti colorati. Qua invece gli stickers dei compleanni, molto utili anche questi, quindi vi segnate già, andate su Facebook, prendete i compleanni dei vostri amici e li segnate sulla vostra agenda, così da non fare figure con la vostra memoria. Alla fine una pagina dedicata a un porta oggetti, quindi se ovviamente non potete, non è un cruscotto, non pensate di poterci tenere i CD, i vinili e cose varie, ma una semplice taschina di cartoncino rigido, non è plastificato questo però, anche qui potete tenere, mi impappino, potete tenerci quello che volete, da questa parte stessa cosa, e qui dentro c'è un bellissimo libricino, sempre con i mesi, e qui invece password importanti che io vi sconsiglio di tenere qua dentro se portate l'agenda con voi, perché dal momento che poi la prendete è la fine. Molto probabilmente sarebbe carino, secondo me, da tenere a casa. E l'ultima pagina è praticamente identica alla prima, come vedete anche qua tutta bianca, potete incollarci anche delle cose perché essendo plastificate, se voi ci incollate qualcosa con lo scotch potete tirarlo via e rimettere quante volte volete, quindi è molto utile se magari volete ricordarvi qualcosa e poi staccarla senza che si rovina la carta, perché ovviamente essendo plastificata non si rovina niente. E per chiuderla, che cosa si utilizza? Ovviamente questi, gli elastici, che anche questi li ho presi a parte. Il mio è oro rosa perché sta bene con gli anelli dell'agenda, perché come vedete, come vi ho detto, sono oro rosa, così che chiuderà l'agenda in modo che non si apre, non è enorme, ci sta tranquillamente in borsa secondo me. Ovviamente, come vi dicevo, può piegarsi, quindi vi consiglio un bellissimo astuccino. Cioè stupendo. Questo qua invece è l'astuccino su che potete scegliere sia dello stesso disegno della vostra agenda oppure diverso, e anche questa personalizzabile, infatti c'è scritto Gloria Ferre anche in questa con tutti gli ananas, e potete riporre la vostra agenda. All'interno è tutta nera ed è morbidissima, sembra proprio una di quei porta computer, veramente figa, sono contentissima. L'agenda della Lu è fatta in questo modo, è la versione quella nera con i foil argento e tutti questi disegni argento. All'interno ha scelto il calendario come il mio orizzontale, quindi avrà gli stessi mesi miei iniziali a quadrotti e poi tutto il resto delle settimane orizzontali. E l'interno sempre non colorato ma bianco e nero. Sì, ok, ci sono le stesse identiche cose, quindi non vi preoccupate che vi arrivano le stesse cose che vedete a noi. E la sua custodia invece personalizzata col suo nome, questa bellissima, che gliela lascio incartata perché non gliela voglio rovinare, in questa bellissima porta agenda.
stupenda, veramente, sono super contenta. Quindi niente, questo era l'ordine, queste erano le cose che abbiamo ordinato io e Luana. E la mia agenda non vedo l'ora, tra l'altro, di utilizzarla. Fatemi sapere se vi va, aia, se vi va di vedermi morto dopo l'unboxing di queste agende. Fatemi sapere se vi va di vedere come la decoro, magari in futuro come l'ho decorata, che ne so, qualcosa sulle agende, anche perché è passato tantissimo dal mio ultimo video sulle agende. Non avevo più agende, ho pensato, oh mio Dio, ma non ho agende nel 2017, come faccio? Erin Condren, ne parlavano tutti bene, ho detto, vabbè, fammela ordinare perché sono veramente curiosa. Sicuramente ci metterò anche le mie Polaroid all'interno, Dio non vedo l'ora. Spero che questo video vi sia piaciuto davvero, vi abbia almeno tenuto compagnia. Io vi mando un grosso bacio, vi auguro ancora buon anno perché questi sono i primi video dell'anno. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non ci arrivo. Fate finta, adesso metterò una transazione figa.